Bentrovati con l'informazione di 189 News. Sono stati scoperti i reperti archeologici nel mare di Pulsano. Tutti i dettagli subito dopo la sigla. Travolto da un pirata della strada in litoranea, grave un 37enne. Scoperti i reperti archeologici nel mare di Pulsano. B&B sovraffollati anche nei garage, sanzioni della Guardia di Finanza in Salento. Calcio e Makarov, il nuovo portiere del Taranto. Nuovo appuntamento con l'informazione di 189 News. Un grave incidente stradale è accaduto la notte scorsa intorno alle 2 sulla litoranea salentina nella marina di Lizzano. Un tarantino di 37 anni è stato travolto da un'auto il cui conducente è fuggito senza prestare soccorso. Sono stati alcuni passanti a dare l'allarme. Dopo i primi soccorsi il 37enne è stato trasportato all'ospedale Santissima Annunziata, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni sarebbero gravissime. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Lizzano che hanno avviato le indagini. La vittima, dopo essere stata investita, è stata sbalzata contro una vettura parcheggiata ad una decina di metri dal luogo dell'impatto. Il pirata della strada, un tarantino, sarebbe stato nel frattempo identificato dai carabinieri. La Regione convochi subito Ryanair per far decollare finalmente l'aeroporto di Grottaglie. L'intera provincia di Taranto ha bisogno di infrastrutture per rilanciare la sua vocazione turistica ed economica. È l'appello del consigliere regionale della Puglia con Emiliano Giuseppe Turco all'indomani dell'annuncio di nuovi investimenti pari a 1 miliardo di euro negli scali italiani e regionali della compagnia irlandese Ryanair. Questa disponibilità, avverte Turco, deve convincere le istituzioni ad affrontare una volta per tutte il tema del Marcello Arlotta di Grottaglie. Per questo sensibilizzerò la giunta regionale affinché discuta con Ryanair per avviare sullo scalo tarantino una fase di start-up. Grottaglie non può essere immaginata solo come la futura base dei droni. La provincia di Taranto e i tarantini meritano altro. Da Taranto abbiamo avuto una prova di buona interazione istituzionale con l'incontro delle associazioni di alcuni malati e del sindaco, a cui sono state depositate le richieste e le osservazioni che Stefano si è impegnato a riportare al presidente Emiliano. Ora ci auguriamo che tutti i sindaci, indipendentemente dal colore politico, compiano lo stesso percorso e prendano coscienza di un piano di riordino che fa acqua da tutte le parti, rivendicando il diritto fondamentale alla salute dei cittadini. Lo dichiara Ignazio Zullo, capogruppo dei Conservatori e Riformisti. Eccezionale scoperta subacquea di interesse archeologico di Fabio Matacchiera, presidente del Fondo Antidiossina Ollus di Taranto. Vediamo. Potrebbero essere di rilevante interesse storico i reperti localizzati e filmati dal presidente del Fondo Antidiossina Onlus Fabio Matacchiera durante alcune immersioni con uno scooter sottomarino nelle acque antistanti la marina di Pulsano in provincia di Taranto. Fra questi un'ancora litica che potrebbe risalire addirittura 4.000 anni fa, secondo il parere di alcuni archeologi subito interpellati da Matacchiera dopo alcune ricerche personali. L'ancora litica, per la sua forma circolare quadrangolare con foro centrale, potrebbe essere databile tra il secondo millennio a.C. e l'età arcaica, VII-VI secolo a.C. Nelle vicinanze c'era anche un presunto scandaglio, forse un peso monetale, anch'esso in pietra, e un po' più distante un ceppo litico di ancora riconducibile al periodo ellenistico. Dei ritrovamenti Matacchiera ha provveduto ad informare la soprintendenza archeologica della Puglia e il comandante della sezione navale della Guardia di Finanza di Taranto, Vincenzo Casaregola. Ovviamente i reperti non sono stati rimossi, ma solo fotografati e filmati. Gli archeologi Patrizia Guastella e Mario Lazzarini auspicano un rilevamento scientifico degli interessanti oggetti rinvenuti sulla base di una quadrettatura georeferenziata, anche prodotta a campione, al fine di stimolare la ricerca archeologica sistematica dell'ampio e preziosissimo giacimento subacqueo tarantino. Lotta all'abusivismo ricettivo e del sommerso da parte delle Fiamme Gialle della Compagnia di Gallipoli e della tenenza di Casarano, che hanno controllato 6 bed and breakfast nella località balneare di Torre San Giovanni, comune di Ugento, constatando, oltre ad episodi di sovraffollamento, che 4 di esse erano completamente abusive. La quinta utilizzava un numero di stanze e posti letto superiore ai limiti previsti dalla normativa regionale. Ai gestori delle strutture abusive sono state contestate sanzioni amministrative per circa 45.000 euro.
Gli stessi sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Lecce per non aver comunicato alle generalità degli ospiti e alle autorità di pubblica sicurezza, impedendo in un periodo di massima allerta terroristica il monitoraggio delle persone soggiornanti, soprattutto straniere. Sono state anche identificate 35 persone occupanti piccoli alloggi ricavati nello spazio adibito a garage di un condominio di Gallipoli. Per tale circostanza sono in corso accertamenti insieme all'ufficio tecnico del Comune. Mini crociere nei mari di Taranto a bordo di un'imbarcazione da diporto che l'effettuava in maniera del tutto abusiva, sotto sequestro ad opera della Capitaneria di Porto di Taranto. A bordo del natante, al momento dell'accertamento, erano presenti 38 persone, a fronte delle 30 trasportabili da quel genere di unità, le quali avevano pagato 35 euro a persona per il giro turistico. Inoltre il conduttore, unico membro dell'equipaggio che in casi analoghi dovrebbe essere costituito da almeno 3 marittimi, aveva solo una patente nautica in luogo del titolo professionale previsto dalla legge per le navi passeggeri. Al titolare della ditta proprietaria, peraltro già fermato in passato per lo stesso motivo, sono state comminate le sanzioni amministrative previste. Per rapina aggravata e resistenza al pubblico ufficiale, i carabinieri della stazione di Sava hanno arrestato il 49enne Carlo Caforio, con precedenti specifici per delitti contro il patrimonio. Ieri mattina, intorno alle 9.30, l'uomo, dopo essere entrato in una chiesa del luogo, ha aggredito il parroco strappandogli la tonaca. Durante la colluttazione lo ha fatto cadere, gli ha sfilato il portafogli contenente 180 euro per poi fuggire via. Le serate ricerche dei militari hanno portato poco dopo all'arresto del 49enne, trovato nella sua abitazione mentre si stava disfacendo degli indumenti indossati durante la rapina e si stava medicando alcune escoriazioni che si era procurato durante la colluttazione. Caforio è stato poi portato nel carcere di Taranto. Cultura e suoni tribali, musica contemporanea, antiche leggende brasiliane. Al Festival della Terra delle Gravine, diretto per il Comune di Laterza e Teatri di Bari da Giovanni Tamborrino, autore delle musiche di Madre Terra, viaggio di teatro antropologico e baratto culturale, nel quale l'attrice altoatesina Chiara Visca racconta e canta la storia degli indigeni del Mato Grosso, con i quali ha vissuto a lungo. L'appuntamento è Laterza sabato 20 agosto alle ore 21.30 con ingresso libero. E nell'ambito della rassegna Cinema sotto le stelle, con la proiezione del film Chef, la ricetta perfetta, si chiude questa sera la prima edizione della rassegna cinematografica estiva del villaggio di Sant'Agostino. Quando lo chef Carl perde improvvisamente il lavoro in un prestigioso ristorante di Los Angeles per aver rifiutato di compromettere la sua libertà creativa a causa del dispotico proprietario del ristorante, si ritrova a decidere cosa fare della sua vita. Lo spettacolo inizia alle ore 21 nel villaggio di Sant'Agostino presso l'ex convento delle Agostiniane e l'ingresso è gratuito. Sarà Valeria Marini la madrina del premio dell'eccellenza Città di Lecce, in programma mercoledì 24 agosto alle ore 21 in piazza Sant'Oronzo, in occasione del primo giorno dei festeggiamenti dei santi patroni Oronzo Giusto e Fortunato. La serata sarà trasmessa in diretta su canale 189 TV e web. La manifestazione che premia le eccellenze del Salento, che si sono distinte in diversi ambiti e giunta alla seconda edizione, è organizzata dalla Platinum Eventi di Giovanni Conversano, presentatore della serata in collaborazione col Comitato Feste Patronali e col patrocinio del Comune di Lecce e della Regione Puglia. E c'è grande attesa per la presentazione ufficiale del Lecce Calcio, presente al gran completo mercoledì sul palco di Piazza Sant'Oronzo, con calciatori e staff tecnico e dirigenziale. La squadra giallorossa e le targhe da consegnare ai premiati saranno benedette da Monsignor Mauro Carlino. Per la prima volta sarà presentato al pubblico in esclusiva il nuovo inno ufficiale della compagine calcistica, interpretato dal vivo dalla cantante salentina Sofia Rollo, mentre sul palco scorreranno le immagini inedite del videoclip. La serata sarà trasmessa in diretta su canale 189 TV e web. E passiamo allo sport. Il Taranto è molto attivo sul mercato, è arrivato in città il nuovo portiere Makarov. Vediamo il servizio di Lo Spalluto. Makarov sì, Allegretti e la Camera no. Il mercato del Taranto continua a modularsi su ritmi intensi in vista dell'inizio del campionato. L'intento della dirigenza rossoblù è quello di cercare di completare la squadra prima dell'esordio di domenica 28 agosto contro il Melfi. Manca più di una settimana, ma il club rossoblù ha le idee chiare. Per fare il salto di qualità mancano un centrocampista centrale di valore, in grado di dettare i tempi del gioco, e una seconda punta abile tecnicamente, dotata di classe e fantasia. Un brevilinio, insomma, pronto a sposarsi al meglio con la fisicità degli arieti Magnaghi e Balistreri.
Per la porta il problema è risolto, Artem Makarov, russo, classe 1996, è a Taranto da ieri sera e si aggrega ai compagni nella giornata di oggi. Il giovane ex Torpedo e Spartak Mosca si contenderà i guanti da numero uno con Mauro Antonio. In attacco è sfumata subito invece la pista che portava Diego Allegretti. Il 24enne di Recanati, assistito dal procuratore Franco Zavaglia, era già d'accordo con il Taranto ma ha preferito avvicinarsi a casa ed è attualmente in prova con la Maceratese. Troppe infine le incertezze di La Camera. La società della presidente Zelatore, a caccia di calciatori fortemente motivati, ha preferito cambiare obiettivo. E ascoltiamo le parole del tecnico rosso-blu Aldo Papani su due argomenti: il mercato e l'esordio del nuovo bomber Magnaghi. Sentiamo. Mi sembra che siamo stati più chiari. È evidente che stiamo aspettando un altro rinforzo o un paio di rinforzi al centrocampo. Adesso valutiamo. I due esterni dovrebbero essere under per dare soluzioni e un po' di riposo a De Giorgi e a Garcia quando avremo la possibilità di averlo. Stiamo lavorando con umiltà, in silenzio, e dobbiamo continuare a farlo perché non può essere una partita di Coppa Italia adesso a far diventare tutto rose e fiori. Sappiamo, abbiamo questa media intelligenza che ci dice lavoriamo in silenzio, sappiamo dove dovrebbero arrivare alcuni innesti e questo secondo me è una buona base. Quando è stato contattato mi sono arrivate notizie da 007 che lui è stato gioioso di questa richiesta del Taranto, quindi siccome io credo fortissimamente in questo sentimento della gioia quando fai qualcosa, così come ho sottolineato anche prima della gara, ancora una volta se fosse proprio necessario, la gioia e l'attaccamento che hanno mostrato i vari rambianchi De Giorgi a firmare in Serie D, lo stesso Pietro Balistieri e Nigro, sono tutti segnali positivi che fanno ben sperare per quelle che sono le condizioni essenziali per fare squadra. Se non hai questa parte interiore, questa passione, è difficile creare, c'è molta disgregazione. Io sono fiducioso su questo. Sempre di sera, nelle prime tre giornate di campionato, il Taranto giocherà alle 20:30. Il calendario ufficiale è stato definito oggi dalla Lega Pro. Si parte domenica 28 alle 20:30 con Taranto-Matera. Stesso orario domenica 4 settembre per Cosenza-Taranto e domenica 11 per Taranto-Siracusa. E il Taranto Calcio a 5 lavora intensamente ormai da qualche giorno sotto gli ordini di Giovanni Scognamiglio. Si tratta del nuovo preparatore atletico che con il fisioterapista Pietro Piliego sta curando la rosa a disposizione di Fabio Buonafede. Roberta Vinci spreca troppo ed esce di scena al terzo turno del Western and Southern Open, torneo WTA Premier dotato di un montepremi di $2.804.000 in corso sul cemento di Cincinnati in Ohio. La 33enne tarantina, numero 8 del ranking mondiale e sesta a testa di serie, ha trovato dall'altra parte della rete la spagnola Carla Suarez Navarro, numero 12 del ranking mondiale e nona favorita del seeding. Perso malamente il primo set 1-6, la tarantina sembrava aver domato l'avversaria nel secondo 5-3 il parziale, poi ritorno della spagnola 5-7 il finale del set, 0-2 il responso finale. Roberta era entrata in gara direttamente al secondo turno battendo per 75-63 in 1:39 di partita la bulgara Pirankova, numero 74 WTA, ripescata come Lucky Loser. E si conclude questa edizione di 189 News. Vi ricordiamo che l'informazione continua in tempo reale sul nostro sito www.canale189.it e vi rimandiamo ai nostri prossimi appuntamenti.